Bellezze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è Halloween, come potete vedere dal mio sfondo. E se mi seguite sugli altri social avrete sicuramente già visto quello che abbiamo fatto quella giornata, come ho addobbato qui la stanza e già avete uno spoiler qui dietro. E vi dirò che quest'anno sono molto soddisfatta delle decorazioni. Faccio vedere qualcosina, ma vi consiglio di andare a dare una sbirciatina su TikTok e su Instagram, perché vi ho messo un po' di foto e video della giornata. Ma purtroppo Halloween è finito, anche se sto girando questo video in questa giornata, quando voi lo vedrete è passato Halloween, quindi adesso ci stiamo addentrando nel periodo natalizio. Dopo Halloween, già a novembre uno pensa come fare l'albero, come sistemare il tutto. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram e su TikTok e attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Questo vlog, chiamiamolo così, perché credo che sarà effettivamente un vlog che pubblicherò giovedì, è iniziato dal nulla. Sto sistemando la mia stanza, sto facendo un po' di decluttering nel cassetto dei prodotti make up e sto facendo un po' di pulizie, quindi ho detto: ma perché non colgo l'occasione e ci giro un video, facciamo un po' di decluttering e gli faccio vedere anche quello che abbiamo fatto durante la giornata di Halloween. Sugli altri social, come vi ho già detto, sicuramente vi avrò pubblicato stories, vi avrò pubblicato video e tutto il resto, ma ho pensato di fare quest'altro vlog più dettagliato. Non vedo l'ora che arrivi il pomeriggio, soprattutto stasera, per iniziare anche a truccarmi. Farò una live su TikTok mentre mi truccherò. Vi faccio vedere in breve, velocissimamente, come abbiamo sistemato questa stanza. La zona alla mia destra ve l'ho già fatta vedere, è la mia preferita, penso che farò 40.000 foto lì pomeriggio. Poi abbiamo fatto questi cartoncini con le freccette che indicano un po' le varie zone. Da quest'altra parte abbiamo un bel po' di ragnatele con queste lucine che mi sono dimenticata di mettere le batterie cariche, ma fa niente, lasciamole così spente. Qui abbiamo altre ragnatele con la scritta scheletri. Qui è tutto così, questa parte un pochino no sense. E poi abbiamo la parte del divano con questa coda di dinosauro, perché mio fratello da piccolo faceva la collezione dei dinosauri e c'è lo scheletro di un dinosauro. E quindi abbiamo staccato i pezzi, come potete ben vedere, e li abbiamo messi sparsi per la stanza. Questa zona mi piace tantissimo, qui c'è la scritta scena del crimine, poi lì apriremo la luce rossa. Qui questa ghirlanda, lì un po' di ragnatele. Mi piace tantissimo che abbiamo addobbato quest'anno, vi giuro, penso che sia l'anno in cui abbiamo addobbato nel miglior modo possibile. Qui abbiamo questo pagliaccio assassino che mette un po' d'ansia, che sarà la maschera di mio fratello. Sul tavolino abbiamo tutti questi altri ornamenti, tra cui lo specchio di Harry con un po' di ragnatele e ragni. Questa sono io a tema, sono vestita con la maglietta di Harry e anche i pantaloni. Poi che cos'altro abbiamo? Ah, qui abbiamo altre ragnatele. Eccolo qui, un'altra lucina che accenderemo più tardi, un'altra scritta, guardate un po' il tempo com'è, adatto per Halloween, cupo. E poi abbiamo questo sfondo, che è lo sfondo che conoscete tutti, che ci ha fatto compagnia per tutto il mese di ottobre, che mi mancherà sinceramente perché mi piaceva tantissimo, soprattutto nei video in verticale, rendeva tantissimo il tavolo. Pomeriggio cucineremo. Abbiamo le patatine a tema comprate tutto da Lidl, questi bicchieri, la bottiglia comprata da Tiger a forma di teschio e poi le altre cosine. E qui c'è l'aggeggino per fare il fumo, per simulare la nebbia, che poi andrà messo lì dentro il calderone. E qua abbiamo questo cervello spettacolare. Questo qua, abbiamo sistemato la stanza, alla fine ve l'ho fatto vedere anche qui e mi piace tantissimo, vi giuro, quella zona è la mia preferita. Come vi ho già detto, farò una marea di foto pomeriggio. Torniamo di là e vi giro le clip mentre sistemo la stanza. Spero che questo vlog vi piaccia. Questa zona già l'ho sistemata, qui mi manca il quadro della bambolina. Proprio spuria adesso questa zona, ma poi la addobberemo per Natale tra qualche settimana. Stavo già togliendo tutto quello che c'è nell'ultimo cassetto, stavo pulendo e stavo mettendo un pochino in ordine e vediamo un attimino quello che tengo e quello che non, anche perché pomeriggio verranno le mie amiche, quindi eventualmente ne approfitto e si prendono quello che rimane. A proposito di Natale, mi sono arrivate queste palline che ho comprato, poi vi farò vedere cosa ci devo fare perché ho un'idea in mente, vi farò un tutorial su quello che ho in mente, sperando che mi esca bene. Queste qui sono le mie ciglia finte preferite, ma sono 2 anni che le riutilizzo. C'è da precisare che non è che utilizzo ciglia finte ogni giorno, però sono 2 annetti che le uso quando ho compleanni importanti o comunque quando ho matrimoni, eventi. Mi sa che è arrivata l'ora di buttarle, perché l'ultima volta che le usate le ho tolte perché appunto sono un po' rovinate, quindi purtroppo le devo buttare, sono le mie preferite queste.
questi qua sono dei gloss che mi aveva inviato Shiglam quando collaboravo con loro, ma non li ho mai usati, forse solamente per farci il contenuto quella volta. Dato che questa confezione qua di solvente della Sien, presa dalla Lidl, ha questo dispenser che è molto utile e fa sprecare meno prodotto, cosa faccio? Prendo questo remover di Astra per il semipermanente, l'ho travaso qua dentro, così questo mi occupa anche meno spazio dentro il cassetto. Poi dentro questa confezione, dove c'era una volta una beauty blender, ci metto questi 4 smaltini semipermanenti, perché ogni volta questo qua fucsia perde colore. Lo metto qua dentro così evito che mi sporco di nuovo il cassetto. Fermi, blocchiamo un attimo il decluttering perché mi è arrivato un ordine che ho fatto. Era ora pure che mi arrivasse, anche perché mi ero arrabbiata tanto, chi mi segue sugli altri social lo sa. Avevo fatto quest'ordine sul sito di Sephora, ma Sephora dopo una settimana ha deciso di annullarlo a tutti. Infatti mi lascio immaginare il delirio nei social che c'è stato, e giustamente direi, perché non è giusto quello che hanno fatto. Infatti se voi andate sul sito di Sephora, questo brand non esiste più. Credo che sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, se si dice così, credo. È tornato disponibile sul sito di Nabla e io me ne sono accorta prima che loro dessero la notizia, perché da quando mi hanno annullato l'ordine sul sito di Sephora controllavo ogni secondo Nabla, controllavo qualsiasi sito dove c'era scritto coming soon. Mi è arrivato, questo è il pack esterno, quindi vi arriverà dentro chi l'ha acquistato, perché ormai è sold out dappertutto. L'hanno messo ieri, quindi lunedì 30, voi vedrete questo video se non erro il 2, è giovedì 2 novembre, non so se è ancora disponibile, ma su Maki Beauty ieri l'hanno messo disponibile e c'era anche un codice sconto del 5% che non fa male. Comunque vi arriva dentro questa scatola bellissima che mi sa che terrò per mettere qui dentro, non lo so, cose da portare anche giù nel garage. Dietro ci sono tutti gli spoiler e poi questa è la confezione del calendario dell'avvento di Nabla, qualcosa di spettacolare. Questo ovviamente, dato che stiamo pulendo, la metterò già lì sopra perché è un gioiellino. Dopo Natale ovviamente la sfrutterò e non so se cosa ci metterò dentro, se ci metterò i prodotti che mi arrivano con cui devo farci i contenuti, così ce li ho già pronti lì sulla scrivania, o se ci metto i prodotti che utilizzo di più, poi questo lo vedremo. È veramente bellissimo, non vedo l'ora che arrivi dicembre per aprire questo calendario. E questo è il primo che ho acquistato, perché fino ad ora ne ho acquistati 2, il secondo mi dovrà arrivare credo in settimana, poi vi aggiornerò sugli altri social. Bene, aperto il pacchetto che mi è arrivato, continuiamo con la pulizia. Tipo c'è questa che vorrei riutilizzare, io mettendola qua mi dimentico, vedo che sono là in fondo, quando apro il cassetto prendo quelle che stanno davanti. Questa qua di Martina Damix e Basic Gaia, la Vintage Vibes, è bellissima. Solitamente questa la esco a Natale per questi due glitter pressati che sono fantastici. Ho anche la Glitter Sieve, anche questa la esco sempre a Natale. Ci sono alcune che sono veramente belle. Non ho ripreso perché ho fatto 50.000 cambi, comunque alla fine ho organizzato il tutto qui. Palette non ne ho tolte perché con alcuni brand ci collaboro, quindi mi servono tutte le palette che mi mandano, visto che alle volte devo crearci dei contenuti. Ho dato un ordine diverso, qui ho messo quelle che vorrei sfruttare di più, tra cui quella sta qui di Anastasia, la Unresi, anche questa qui di Too Faced, che è stata la mia seconda palette costosa che ho acquistato anni fa, nel 2019, no, nel 2018 questa qui l'ho presa. Solitamente anche questa la sfrutto a Natale perché è molto natalizia. Comunque le ho messe tutte da qui, tipo anche questa qua di Huda, Desert Dusk. C'è questa che non entra nel cassetto, che però ho pensato di metterla esposta, perché in realtà questa è di Glam Light, che sinceramente a livello di packaging è bellissima. Che cosa gli vogliamo dire? È bellissima, ma a livello di qualità non mi fa impazzire, quindi praticamente non la uso mai. Visto che il pack è bello, lo metto esposto lassù. Mi sono fatte 1,5, mi devo muovere. Qui siamo nel cassetto dei rossetti, come potete ben vedere ne ho pochissimi. Sto mettendo in ordine i rossettini e li sto swatchando per capire quale mettere qui davanti, che utilizzo, e quali li metto là dietro. Questo è scaduto, cioè da tantissimi anni si sente già l'odore che non va per niente bene, ma lo tengo per collezione.
perché è stato il mio primissimo rossetto costoso, comunque all'epoca per me sarebbe stato impensabile spendere così tanto per i trucchi, visto che ancora non lavoravo, frequentavo solamente l'accademia, quindi lo lascio per ricordo e per collezione. Ho cambiato angolazione della fotocamera, così potete vedere che arriva la luce da fuori. Qui ho messo quelli che utilizzo di più e ancora sto sistemando, ho altri due organizer da controllare. Questi qua che mi ha inviato Lancome in realtà li sfrutto abbastanza e non pensavo sinceramente. E poi anche questi qua che mi ha inviato sia VIP Makeup, questo colore, questi qua sono i miei classici nude rosati, e anche questo. Più che questo ce n'è un altro che utilizzo tanto che sta lì, ovviamente è un nude, questi qua li utilizzo abbastanza. E siamo quasi giunti alla fine di questo cassettino. Qua ci sono alcuni rossettini che in realtà non sfrutto tantissimo, ma li riprendo nel periodo di Natale. Soprattutto questo rosso terracotta di Clio è spettacolare. Guardate che bel rosso. Il cassetto dei rossetti l'ho sistemato mettendo in ordine quelli che utilizzo di più e quelli che utilizzo di meno. Passiamo al successivo, che in realtà qui c'è poco da togliere. Andiamo al successivo, perché in quello sotto ho solamente pulito questa parte, anche perché mi ricordo che quando ho messo tutto questo organizer l'ho messo prima di inserire il cassetto nell'Alex. Andiamo a quello successivo. C'è un po' di disordine, abbiamo qualche beauty case che lascio qui se eventualmente devo farmi qualche viaggio o devo andare alle mie amiche, ne ho uno già a portata di mano. E poi doppioni di prodotti o prodotti che non vanno bene per me, le colorazioni, quindi le lascio qua. E anche questo cassetto è in ordine. Andiamo avanti con quest'altro, che questo qui è un delirio, sono i prodotti con cui dovrei farci i contenuti. Allora, qui abbiamo, come vi dicevo, i prodotti con cui devo farci i contenuti, oppure prodotti con cui li ho già fatti, ma li metto qua per testarli un po' di più. Ma la maggior parte delle volte quello che c'è in questo cassetto mi dimentico di utilizzarlo, perché quello che utilizzo di più sta nei tre cassetti sopra questo. Finito. Passiamo al terz'ultimo cassetto. Qui invece ci sono le cose che utilizzo un po' di più. Siamo giunti al cassetto più incasinato. C'ho anche la batteria scarica, quindi raga, avevo appena detto, con la ripresa con la macchinetta si sta per scaricare, boom, si è chiusa. Vi stavo dicendo che praticamente siamo arrivati agli ultimi due cassettini, che sono quelli dove faccio decluttering più regolarmente, visto che sono i prodotti che utilizzo di più. Qua abbiamo mascara, correttori, fondotinta e primer, e qui abbiamo blush, contour, terre, eccetera eccetera. Quindi qua vi farò direttamente vedere il dopo, molto probabilmente andrò solo a pulire e basta, non toglierò nulla. Sistemo e poi faccio vedere come ho pulito. Ed eccoci qui come ho sistemato questa zona. Come già vi dicevo, per quanto riguarda i cassetti ho solamente pulito e non ho rimosso nulla, solo tre mascara perché mi sono finiti. Bello che oggi è il giorno di Halloween, io ho già messo le cose di Natale. Comunque, i tre mascara che ho rimosso sono questi tre perché sono finiti. Questo qui di Maybelline, che non è niente male, ve lo straconsiglio. Anzi, sono tutti e tre mascara molto validi, mi sono piaciuti. Dispiacere che li ho terminati, ma non ne compro altri, perché guardate qua quanti ne ho che devo finire. Conto se mi dovessero arrivare, ok, ma che io mi compro mascara non se ne parla. Tutti e tre sono molto validi, come vi ho già detto. Tutti e tre hanno un effetto allungante e separano bene le ciglia. Non hanno un effetto volumizzante, quindi se siete alla ricerca di mascara volumizzanti, assolutamente no. Tutti e tre li utilizzavo con lo scopo di andare ad allungare e a separare bene le ciglia. Solitamente li andavo ad utilizzare al di sopra di un altro mascara, in quel caso volumizzante, e poi su ci andavo con questi per andare a separare bene le ciglia e allungarle. Vi devo consigliare? Assolutamente sì. Faccio vedere nel dettaglio. Sky High di Maybelline, 5D Lash di Make Up Revolution e Mico Brush di MAC, tutti e tre validissimi. Ora inizio a togliere la polvere e a sistemare quest'altra parte della stanza. Non riprendo perché appunto sto facendo queste clip col cellulare, visto che la fotocamera è scarica e mi servirà più tardi, quindi non vorrei scaricare anche il telefono. Farò vedere anche qui un prima e un dopo. Questo è il delirio del prima. Ed eccoci qui, ho sistemato tutto, ho anche cambiato un po' la postazione, la posizione di alcune cosine qui su. Direi di andare a lavare velocemente il bagno, andare a sistemarmi io e muoverci per truccarci, perché è tardi. Sono praticamente le 4 e ancora mi devo truccare. Iniziamo a fare un po' di biscottini con la Nutella. Ho trovato la ricetta e anche l'ispirazione per quanto riguarda l'estetica su Instagram. Eventualmente vi lascio il link da cui ho preso ispirazione giù in info box.
Bene, eccoci qui, ho sistemato tutto quello che mi serve per realizzare il mio make-up. Inizio a truccarmi, che praticamente sono già le 5 e mezza quasi, facciamo. Vediamo quando sarò pronta. Eccomi qui in live. Praticamente si sono fatte quasi le 7. Ho appena finito di realizzare il make-up, sarebbe questo qui. E adesso vado a mettere i vari accessori, quindi orecchini, collane, e vado anche a cambiare il pantalone perché ancora c'ho questo qua della tuta. Devo andare a mettere anche il mascara e le ciglia finte, perché gli altri stanno già incominciando a cucinare. Poi a dare una mano quanto mi porto tutte queste cose nella mia stanza. A tra poco. Nel frattempo ho scattato un po' di foto qui, ho finito anche il mio make-up e ho finito anche la live. Fatemi sapere se questo look vi è piaciuto. Credo che sia la seconda volta che ad Halloween faccio un look estremo, perché di solito mi diverto durante il periodo di Halloween nel realizzare contenuti con make-up un po' più particolari, ma poi il giorno di Halloween tra una cosa e l'altra non ho il tempo di sistemarmi io. L'anno scorso tipo ho lavorato un bel po' e quindi mi sono fatta due cavolatine in faccia poi alla fine per la festa. Quest'anno sono stata un pochino più libera, come avete visto dal vlog, da stamattina che sistemo, giro da qua, giro di là, e ho avuto anche più tempo per sistemarmi. Questo qui è il look di quest'anno, mi piace veramente tantissimo. Domani poi su Instagram, che poi in realtà per voi sarebbe ieri, caricherò delle foto di quest'oggi. Finalmente il tutto era pronto e abbiamo iniziato a dare una forma ai biscottini. Ecco che qui mio fratello stava iniziando a creargli gli occhi, e con l'impasto rimanente abbiamo fatto questi altri biscottini semplicissimi con le formine che avevamo. Questi qui devono essere dei ragnetti, dovevano. Torniamo ai biscotti e andiamo a riempirli con la Nutella e a fargli anche la bocca. Ma quanto sono carini questi biscottini, erano anche buoni. E niente, ora siamo qui. Abbiamo lasciato gli occhi. Sì, sì. Okay. Abbiamo lasciato i maschi di là con l'intento che dovrebbero finire di cucinare. Dovrebbero. E nel frattempo io trucco Fede, così pure si veste. Sì. Fede è pronta. Vuoi girarti? Meravigliosa. Da suora vampiro è un attimo. Sì. Ma sì, è Halloween, esageriamo col sangue. Ed eccoci qui pronti per festeggiare quest'Halloween. Yeah! No, Ave Maria. Ave Maria. Tu dovresti andare nella sezione mostri. Ave Maria. Perché non ho capito io? Perché io, che sono la più naturale, passami la barba. Dovrei essere un mostro, non passami la barba. Io sono bellissima, devo andare nella sezione scheletri. Io al massimo dei vampiri, sono nella posizione giusta. Va bene. A dopo. Ciao. Non ho capito del computer. Ave Maria, Padre nostro. Madonna, santissima. Antipasto servito ed ecco che è arrivata anche la cena. Suora, provi. Sì, sì. Che bella la fragola. Io non l'ho voluto assaggiare, ma hanno detto che era buono. Secondo voi l'avete assaggiato? L'avevo acquistato da Tiger. E con questo bicchiere super spooky, ma allo stesso tempo carino, iniziamo a smontare tutto e sistemiamo la stanza per poi andare a struccarci e andare a ninna. Mi è dispiaciuto tantissimo rimuovere tutte queste decorazioni halloweenesche. E adesso strucchiamo. Con la bellezza praticamente sono 1:30. Abbiamo appena finito di struccarci e siamo già... C'è Fede qui alla mia destra che sta andando a posare le cose in cucina. Abbiamo già un pochino smontato il tutto e mi dispiace tantissimo perché vi ribadisco, la zona di qui mi è piaciuta tantissimo come ci è uscita. Infatti domani, che per voi sarà ieri, sicuramente avrò caricato qualche foto su Instagram, che ne abbiamo fatte una marea. Comunque, detto ciò, vi ringrazio se avete visto questo vlog. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirmi su Instagram, su TikTok, e attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Vi aspetto giù nella sezione commenti, fatemi sapere cosa avete fatto ad Halloween. Al prossimo video. Ciao!